Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar di SAEF. Disattivo la mia webcam in modo da darvi la possibilità di, ecco qua, concentrarvi sulle slide che andremo a proiettare. Quindi oggi naturalmente parliamo di bando Easy Email 2020-2021. La prima precisazione da fare riguarda le date, perché il bando Easy Email naturalmente prende il nome, o meglio, per meglio dire, prende la data dall'anno in cui viene pubblicato. Quindi questo bando attualmente è aperto e per il quale la presentazione delle domande è possibile fino al 15 di luglio, è stato pubblicato alla fine del 2020 e quindi si chiama bando Easy Email 2020, anche se come vedremo riguarderà e riguarda investimenti effettuati nel 2021. Quindi oggi esamineremo gli aspetti salienti di questo bando, cercando di non addentrarci troppo negli aspetti tecnici, ma cercando piuttosto di dare una visione d'insieme di quelle che sono le caratteristiche principali ed eventualmente di rispondere ai vostri dubbi, alle vostre perplessità e alle vostre domande. Oggi mi aiuterà in questa esposizione il collega Marco Belloni, consulente commerciale specializzato in finanza agevolata, che ci esporrà tra l'altro anche alcuni casi di studio che la nostra azienda ha seguito direttamente a valere su questo bando. Cominciamo con una panoramica di carattere generale. Abbiamo detto quindi il bando Easy Email 2020, pubblicato alla fine del 2020 e valido per investimenti da effettuarsi nel 2021 o come vedremo anche in parte nel 2022. Innanzitutto dal punto di vista soggettivo, quindi dal punto di vista dei beneficiari ai quali si rivolge fondamentalmente a tutte le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale, provinciale e iscritte alla Camera di Commercio. Quindi si rivolge, possiamo dire, ad una platea estremamente vasta di imprese. Sono escluse dalla partecipazione a questo specifico bando le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Questo perché? Perché a queste imprese è stato dedicato uno specifico bando, ovvero il bando INAISI, scusate, il bando ISI in agricoltura 2019-2020. Sono ammessi, per quanto riguarda uno specifico asse di investimento, che poi andremo a vedere più nel dettaglio, anche alcuni enti del terzo settore, è previsto un asse di investimento rivolto alle imprese operanti in alcuni settori specifici e nella fattispecie il settore della pesca e il settore della fabbricazione dei mobili, però fondamentalmente possiamo dire che, salvo queste eccezioni e queste precisazioni, il bando INAIL si rivolge a tutte le imprese senza limiti settoriali, se non quelli che ho appena elencato, e senza limiti dimensionali. Quindi possono partecipare tutte le imprese, dalle piccole alle grandi, anche se storicamente, diciamo, l'esperienza con il bando INAIL ci ha insegnato che questo bando è premiante per le piccole imprese rispetto alle grandi imprese. Fondamentalmente, adesso andremo a vedere più nel dettaglio quali sono gli interventi ammissibili, però come concetto generale, essendo proprio un bando emanato dall'INAIL, il concetto generale, diciamo la filosofia generale che ispira questo bando è che le imprese mettano in campo degli investimenti che vadano a migliorare la sicurezza e la salubrità, potremmo dire la salute, degli ambienti di lavoro. Per meglio dirla, vengono finanziati gli investimenti che riducano o, nel migliore dei casi, eliminino uno dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Quindi, non ci devono essere come posso dire, impatti significativi sulla capacità produttiva dell'impresa, anche se questo naturalmente è un effetto che può derivare dagli investimenti messi in campo, ma questo non deve essere il motivo, il principio ispiratore degli investimenti che noi andiamo a realizzare se vogliamo partecipare al bando INAIL. Infatti, il principio ispiratore dei nostri investimenti deve essere quello di migliorare la salute dell'ambiente, la sicurezza dell'ambiente di lavoro e di conseguenza la salute dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori. Andando più nel dettaglio a vedere gli investimenti, abbiamo sostanzialmente cinque assi di investimento. Uno per i progetti di investimento veri e propri, quindi possiamo fare degli esempi, a seconda della tipologia di rischio che noi decidiamo di andare a ridurre o eliminare.
possiamo decidere, ad esempio, di acquistare e installare impianti di aspirazione, cabine di verniciatura, qui evidentemente parliamo di rischio chimico, pannelli fonoassorbenti, silenziatori, e qui naturalmente ci stiamo riferendo al rischio rumore o anche al rischio vibrazioni. Tra parentesi, rumore e vibrazioni, come sa chi ha un po' di dimestichezza con la sicurezza sul lavoro, sono tra le principali cause di malattie professionali. Quindi è evidente che investimenti messi in campo per ridurre questi rischi sono assolutamente eleggibili a valere sul bando INAIL. Oppure ancora scaffalature antisismiche, sistemi di monitoraggio ambientale, e qui siamo sempre nell'ambito del rischio chimico o del rischio biologico. C'è poi un ulteriore asse, che è l'asse 1.1, e che riguarda i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Ci riferiamo ad esempio, ma non è l'unico, ma è il caso sicuramente più frequente, all'adozione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, come può essere l'ISO 45001. È chiaro che pur non essendo un investimento diretto, pur non essendo un investimento in un bene concreto, in un'attrezzatura, in un bene fisico, è chiaro però, come dicevo, che l'implementazione di un sistema di gestione di questo genere, nella misura in cui va a dettagliare in maniera molto precisa e molto specifica le procedure relative alla sicurezza sul lavoro ed è per giunta calato sulla realtà aziendale specifica, è chiaro, dicevo, che un investimento di questo tipo può andare e sicuramente va nella direzione di migliorare la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Abbiamo poi l'asse di investimento 2 che riguarda anche gli enti del terzo settore che possono partecipare appunto a questo bando a valere su questo asse di investimento e che riguarda i progetti per la riduzione del rischio di movimentazione manuale dei carichi. Altro tema molto significativo quando si parla di malattie professionali. Quindi un esempio può essere l'acquisto di cinture ergonomiche, l'acquisto di carrozzine o di attrezzature idonee al sollevamento di pazienti, e qui siamo evidentemente nell'ambito, ad esempio, delle residenze sanitarie assistite. Ma anche, parlando di imprese in genere, di imprese produttive, robot sollevatori, argani, palanchi, ma anche, ad esempio, carrelli elevatori e quant'altro, diciamo, possa sostituire operazioni manuali di sollevamento e di movimentazione di carichi che, come sappiamo o come possiamo immaginare, possono avere, diciamo, effetti significativi ed effetti gravi a carico soprattutto dell'apparato osteoarticolare. Abbiamo poi l'asse tipico, l'asse classico del bando INAIL, anche perché questo bando è uno dei pochi, ahimè, a finanziare questo tipo di interventi, e che riguarda appunto i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. L'esempio più classico è quello della rimozione di una copertura in amianto, e queste coperture sono ancora molto frequenti anche nel nostro territorio, con la sostituzione di una copertura in materiale non nocivo per la salute. È ormai acclarato e dimostrato dal punto di vista scientifico, dal punto di vista clinico, che l'amianto, se soprattutto quando friabile e quindi volatile, è estremamente dannoso per la salute, anche in piccolissime dosi. È evidente quindi che la sostituzione di una copertura nociva, come può essere una copertura in amianto, con una copertura di altro materiale, può apportare un notevole beneficio alla salute dei lavoratori che operano in quella fabbrica, in quello stabilimento, in quella unità produttiva. Abbiamo poi infine i progetti che riguardano le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, che sono nella fattispecie la pesca e la fabbricazione dei mobili, e che possono riguardare la riduzione di vari tipi di rischi. Quindi, ad esempio, rimanendo nella fattispecie di questi settori, l'acquisto di macchine per la produzione del ghiaccio, l'acquisto di argani e paranchi, l'acquisto di dispositivi antibloccaggio dei freni, di radiogoniometri, di macchine per la lavorazione dei metalli o del legno, qui siamo evidentemente nel settore della fabbricazione mobili, e tutto quello che naturalmente può andare a ridurre o ad eliminare un rischio presente in azienda. In linea generale, non è ammesso l'acquisto di beni usati,
quindi deve trattarsi di beni nuovi. E molto importante, questa precisazione che sto per fare, le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data della chiusura informatica per la compilazione della domanda. Detto in altri termini, questo è un bando che funziona, e lo vedremo poi meglio in seguito, interamente a preventivo. Il principale vantaggio di questo fatto consiste nel fatto, la ripetizione, che se non mi viene concesso il contributo, io posso scegliere se procedere o meno con l'investimento. Quindi un bando che funziona interamente a preventivo. Vanno spese due parole anche per quanto riguarda la cumulabilità. Questo bando non è cumulabile con altri aiuti sulle stesse spese ammissibili, ma è cumulabile con alcune misure generali, quali possono essere ad esempio i crediti d'imposta legati al piano Transizione 4.0, ma lo vedremo meglio in seguito. Abbiamo fatto degli esempi di spese ammissibili e veniamo a parlare del contributo. È un bando che dà un contributo molto significativo, perché dà innanzitutto un contributo a fondo perduto, quindi non si tratta di un finanziamento agevolato, ma proprio di un contributo in conto capitale, salvo naturalmente buon fine di tutta la procedura, di tutto l'iter del bando, quindi un accredito diretto in conto corrente di questo contributo a fondo perduto, che può arrivare fino al 65% della spesa sostenuta e fino a un massimale di 130.000 euro. Naturalmente un contributo così importante, così significativo, non può non passare da una procedura decisamente complessa, la quale attraversa anche una fase di prenotazione telematica delle risorse, che è nota ai più e anche, diciamo, è entrata in qualche modo nell'immaginario collettivo, almeno per chi si occupa di finanza agevolata, come click day. Cioè ci sarà una data specifica che ancora non conosciamo con esattezza, ma sarà verosimilmente i primi giorni di settembre di quest'anno, e nella quale sostanzialmente in pochi secondi, forse in poche decine di secondi, dipenderà dal numero di domande presentate, sarà necessario inviare la prenotazione telematica delle risorse. Per il momento quello che possiamo dire è che entro il 15 luglio, fino al 15 luglio, sarà possibile presentare le domande sui propri progetti di investimento, così come li abbiamo delineati fino ad ora, seppure in maniera sintetica. È opportuno spendere anche due parole su quello che è un po' la cronologia del bando, ovvero abbiamo detto entro il 15 luglio presentazione delle domande, indicativamente inizio di settembre 2021 il cosiddetto click day, quindi la prenotazione telematica del contributo. A decorrere dal click day, nel giro di solitamente circa una settimana, per quello che è la nostra esperienza ormai più che decennale sul bando INAIL, l'INAIL pubblica sul proprio portale le graduatorie ufficiali, dando conto appunto sia delle pratiche ammesse che di quelle respinte. Indicativamente dalla pubblicazione delle graduatorie abbiamo un mese di tempo per produrre tutta la documentazione richiesta, quindi dalla perizia tecnica, tutta l'altra documentazione cartacea richiesta dall'INAIL. Alla ricezione di questa documentazione cartacea, salvo naturalmente modifiche, ma questo è sulla base della nostra esperienza, passano circa 4 mesi, durante i quali l'INAIL si riserva di esaminare questo, e lo vedremo poi meglio nelle case history che andremo a presentarvi, di esaminare questa documentazione eventualmente richiedendo integrazioni. E dopodiché, passati questi 4 mesi, potrebbero essere anche meno, ma solitamente l'INAIL poi dipende anche dalla grado di congestionamento, diciamo così, dei vari uffici locali dell'INAIL. Solitamente ad esempio l'INAIL di Brescia è abbastanza proprio congestionata per quanto riguarda le domande che vengono presentate. Passati questi 4 mesi, vi dicevo, se la documentazione ricevuta è soddisfacente, completa e rispondente a tutti i requisiti del bando, l'INAIL invia all'azienda un provvedimento di concessione. Questo rappresenta la certezza documentale e la conferma ufficiale che il contributo è stato concesso all'azienda. A partire dalla data
per meglio dire, dalla ricezione della PEC con il decreto di concessione, l'impresa ha 12 mesi di tempo per effettuare l'investimento. Ecco perché prima dicevo che l'investimento potrebbe andare anche ad essere realizzato nel 2021. Quindi queste sostanzialmente sono le caratteristiche del bando e anche indicativamente la tempistica di presentazione delle domande, di effettuazione del click day e di realizzazione degli investimenti. A questo punto vorrei... Allora, vedo che c'è un problema, nel senso che qualcuno di voi ci dice che vede un'unica slide. In realtà sì, sono fermo da alcuni minuti sulla stessa slide, però diciamo lo scorrimento delle slide dovrebbe essere corretto. Nel caso ce lo segnali se non vede ulteriormente muoversi le slide, grazie. Dicevo, volevo coinvolgervi con alcune domande, la prima delle quali vi condivido subito, e ovvero se avete già partecipato in passato al bando INAIL, naturalmente una domanda semplice che prevede una risposta sì-no, e vi invito se volete a esprimere la vostra risposta in modo che poi la possiamo commentare. Mi do qualche istante per rispondere. Ecco, non mi dovete rispondere nella chat cortesemente, ma dovete utilizzare lo strumento sondaggi. Perfetto, direi che avete risposto quasi tutti, il 75% non ha mai partecipato, il 25% ha invece partecipato a questo bando. Ecco, siamo 76 a 24 comunque, diciamo i tre quarti di voi ci dicono di non aver mai partecipato a questo bando. L'altra domanda che vi vorrei fare, sia che abbiate già partecipato o meno, ma nel caso in cui vorreste ripartecipare, a quanto immontano gli investimenti che vorreste effettuare? Qui abbiamo messo tre scaglioni di investimento, quindi da 50.000 a 100.000 euro, da 101.000 a 150.000 e da 151.000 a 200.000 euro. Chiaramente nel frattempo che attendiamo le vostre risposte, preciso anche che naturalmente il contributo massimo è 130.000 euro. Nulla vieta, il bando non lo vieta, che l'investimento sia superiore ai 200.000 euro. Questo perché naturalmente 130.000 euro è esattamente il 65% di 200.000 euro. Il mio investimento quindi può essere anche ad esempio di 300.000, di 1 milione di euro, ma il contributo massimo che io potrò ottenere sul bando INAIL sarà comunque di 130.000 euro. Ecco, nel frattempo rispondo a una domanda che è giunta proprio ora. Meno di 50.000 euro non è fattibile? Sì, è fattibile. A nostro giudizio diventa interessante dai 50.000 euro in su. In ogni caso questo tipo di sondaggio era solo per avere un'idea di massima su quello che potrebbe essere il valore del vostro investimento previsto. Perfetto, andiamo a vedere il sondaggio. Quindi il 67% si colloca nella prima fascia, da 50 a 100.000 euro, il 20% da 100 a 150.000 e il 13% da 150 a 200.000 euro. E l'ultima domanda che vi voglio fare, prima di passare alle prossime slide, è: quale tipologia di investimento vorreste effettuare tra progetti di investimento, modelli organizzativi, progetti volti a ridurre il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi,
Progetti riguardanti la bonifica amianto oppure progetti riguardanti specifici settori di attività. È chiaro che quest'ultima fattispecie potete farla solamente se siete del settore pesca o fabbricazione dei mobili. Ecco, quello che è importante sottolineare è che la realizzazione di un investimento in una, come posso dire, per la riduzione di un rischio, quindi la realizzazione di un investimento su una specifica linea, su uno specifico asse di investimento, esclude tutte le altre. Quindi io posso avere, ad esempio, la necessità di rimuovere e sostituire la mia copertura in amianto, ma anche la necessità di acquistare, non so, un carrello elevatore per ridurre la movimentazione manuale dei carichi, ma è chiaro che in questo caso sto parlando di due rischi diversi e quindi se voglio partecipare al bando INAIL dovrò scegliere uno dei due. Perfetto, direi che possiamo vedere insieme i risultati anche di questa domanda, che sono il 37% progetti di investimento, il 26% modelli organizzativi, il 16% movimentazione manuale dei carichi, il 21% amianto, lo 0% settori specifici di attività. Probabilmente immagino nessuno di voi fa parte del settore pesca o fabbricazione dei mobili. Erano le domande, le risposte che ci aspettavamo. Mi sorprende abbastanza in maniera positiva il 26% i modelli organizzativi, perché di solito è un tema che l'INAIL naturalmente sempre ripropone, è un asse di investimento che l'INAIL sempre ripropone a tutte le edizioni, ma che viene solitamente un po' così poco considerato dalle aziende, privilegiando invece progetti quali la sostituzione delle coperture in amianto oppure i classici progetti di investimento. Perfetto, vedo che stanno arrivando altre domande, ma risponderemo poi a tutto alla fine. Benissimo, terminato con i sondaggi. Ecco, io a questo punto coinvolgerei il collega Marco Belloni. Eccoti, ciao Marco. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio Davide per l'introduzione. Magari mi ripresento, dato che l'ha fatta comunque inizio webinar. Io sono Marco Belloni, consulente commerciale per SAEF e sostanzialmente quello che è il mio lavoro è gestire quelle che sono le richieste dei clienti e individuare sulla base dei loro investimenti quelli che sono eventuali contributi e eventuali agevolazioni per questi investimenti. Oggi parleremo del bando INAIL e quindi abbiamo pensato di fare un attimo questi questionari, che sono delle domande frequenti, un po' particolari, dove spesso ci troviamo a dare delle risposte utili ai clienti. Perfetto, quindi passiamo a leggere la prima domanda che vedete a schermo. Sono proprietario dell'immobile ed è presente amianto. Posso presentare la domanda per il bando Easy Inail? E questa è una questione che proprietario, diciamo, versus utilizzatore dell'immobile, è una questione che ci si presenta spesso. Sì, esatto, diciamo che l'asse dell'amianto sul bando INAIL è uno degli assi più richiesti e l'individuazione della società sostanzialmente che potrà procedere alla richiesta di contributo è sempre un attimo di quella che è la nostra attività, nel senso che la normativa è abbastanza chiara e va a determinare come beneficiario del contributo l'azienda che mette sostanzialmente l'immobile a disposizione dei suoi lavoratori. Quindi, nel caso l'immobile fosse di mia proprietà e all'interno dell'immobile la stessa azienda proprietaria dell'immobile, quindi sempre di mia proprietà, portasse avanti l'attività lavorativa, in tal caso si può effettuare la richiesta di contributo. In caso contrario, fossi io proprietario dell'immobile, ma all'interno dell'immobile vi fosse un'altra azienda che porta avanti l'attività economica, quell'azienda, in quanto i suoi lavoratori sono i lavoratori soggetti al rischio dell'amianto, sarà l'azienda che dovrà richiedere il contributo a valere sul bando INAIL. Perfetto, chiarissimo.
Passiamo quindi alla seconda domanda, ovvero devo aumentare la mia capacità produttiva e vorrei inserire un centro di lavoro a 5 assi. In quale rischio può essere inserito questo tipo di investimento? Allora, diciamo che la riduzione del rischio sostanzialmente è la riduzione di un rischio infortunistico tipico della sostituzione di questi macchinari. Quindi per fare un investimento del genere la migliore opzione è quella di andare in una sostituzione. Poi qua viene toccato un tema che è quello della capacità produttiva, che in realtà non è tanto quello che viene finanziato dall'INAIL, in quanto l'INAIL va a finanziare la riduzione dei rischi per i lavoratori. Quindi se il macchinario che andrò a acquistare effettivamente comporterà una riduzione del rischio, allora sì, si potrà procedere alla richiesta del contributo tramite il bando INAIL. Fosse solo per un aumento puro della capacità produttiva, bisognerebbe individuare eventualmente altri contributi, altre agevolazioni. Certo, è chiaro poi, come dicevamo prima, che anche un investimento volto a migliorare la sicurezza, soprattutto se si tratta di un bene nuovo in sostituzione di un bene obsoleto, inevitabilmente ha delle ricadute anche sulla capacità produttiva, ma non può essere questo, diciamo, lo spirito con il quale si partecipa al bando. Esatto, esattamente. Perfetto. La prossima domanda è: che caratteristiche deve avere il nuovo bene se opto per la sostituzione di un ante o post? Ok, allora diciamo che questa domanda fa riferimento in particolare alle sostituzioni di beni parecchio datati, in quanto l'ante o il post fa riferimento al 1998. Ante 98 sostanzialmente erano tutti quei macchinari che non presentavano determinati requisiti di sicurezza, non erano neanche marchiati CE, e di conseguenza, essendo molto datati, quando si va a fare una sostituzione oggi difficilmente si trova sul mercato un bene analogo con delle caratteristiche prestazionali simili, quindi viene concesso uno scarto in maggiorazione del 50% sul campo delle prestazioni, quindi può essere la potenza o un altro dato che viene preso in considerazione dell'INAIL, e può essere, se ante 98, maggiorato del 50%. Nel caso fosse post 98 si facesse riferimento quindi a un bene, diciamo, più recente, anche se comunque datato, devono esserci sì miglioramenti dei criteri di sicurezza, e il miglioramento prestazionale può stare in un range pari al 30% rispetto al macchinario che si va a sostituire. Quindi diciamo questi sono i due parametri principali. Perfetto. Andiamo oltre. Devo sostituire il mio impianto di aspirazione? Rientra come investimento ammissibile? Allora, sì, diciamo che la sostituzione di impianti di aspirazione tipicamente viene richiesto l'introduzione di CAP e via dicendo, è un investimento ammissibile, si va a lavorare sul discorso del rischio chimico nelle aziende, e magari mi leggo subito alla domanda che c'è dopo, perché viene chiesto che indagini specifiche vanno fatte sostanzialmente col rischio biologico, chimico, successivamente bisognerà fare delle indagini ambientali. Perché dico successivamente? Successivamente alla data di inoltre della domanda, che è un tema fondamentale, perché l'azienda può comunque valutare di partecipare senza aver ancora adottato questi tipi di indagini, ma andandoli a adottare e verificare successivamente al click day. Quindi non ha, diciamo, quel filtro, quella barriera all'ingresso, ma sarà, diciamo, eventualmente un tema che verrà trattato successivamente. Benissimo, chiarissimo. Passiamo al quarto quesito che ci è stato posto da una carrozzeria. Ovvero, sono il proprietario di una carrozzeria e necessito di inserire una nuova cabina di verniciatura. Posso ricevere i contributi del bando? Allora, d'accordo, diciamo che anche questo, come bando sull'amianto e rifacimento delle coperture,
Capita di frequente che le carrozzerie vogliano per l'appunto adottare una cabina di verniciatura perché per i lavoratori come l'amianto è un rischio evidente anche essere sottoposti ai fumi e gas derivanti dalla fase di verniciatura è un rischio evidente e l'adozione di una cabina comporta una drastica riduzione del rischio. Bisogna mantenere dei parametri, diciamo, di capacità lavorativa dell'azienda come numero lavoratori, area a disposizione, nel senso che non fosse una sostituzione, si può anche acquistare ex novo una cabina di verniciatura, ma la struttura che va a recepire questa cabina di verniciatura deve avere le potenzialità per effettivamente recepire la cabina e sfruttarla per quello che è, non solo per fare un acquisto e aggiungere un'attrezzatura nuova. Sostanzialmente il fine è sempre quello della riduzione di un rischio per il lavoratore. Perfetto. Ultimo gruppo di domande riguarda le linee vita e gli ancoraggi. Quindi ci viene chiesto se di fronte alla necessità di effettuare lavori in conto terzi e quindi di acquistare delle linee vita, questo tipo di investimento è ammissibile a valere sul bando. Ok, allora se diciamo che qua forse la domanda deriva più dal fatto di essere un'azienda che lavora in conto terzi che per il tipo di investimento di per sé, ma sostanzialmente se i miei lavoratori vanno presso altre aziende a svolgere l'attività lavorativa, questo acquisto di linee vita rappresenta una sostanziale riduzione dei rischi ai quali sono rischi di caduta, al quale sono sottoposti i miei lavoratori. Quindi sì, diciamo che al fine del bando INAIL si può valutarlo e ecco, rispetto alle caratteristiche degli ancoraggi è il tema che poi va affrontato, nel senso che non tutte le linee vita sul mercato sono certificate in materia di sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro, bisognerà appurare che queste siano per l'appunto certificate post 2015 in sostanza. Perfetto, quindi diciamo in linea di principio è un investimento ammissibile, poi naturalmente, ma questo vale un po' per tutti gli investimenti ammissibili, vanno verificate le caratteristiche. Perfetto, abbiamo poi due casi di studio, se sei d'accordo Marco magari comincio io a parlare brevemente del primo. Ok. Quindi questo primo caso che riguarda un'azienda che SAEF ha seguito come consulenza a valere sul bando INAIL, il progetto andava nella riduzione di ridurre un rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi. L'azienda è un caseificio, quindi aveva la necessità di acquistare un sistema di movimentazione, naturalmente, delle forme di formaggio. L'importo del progetto, l'importo complessivo, era di 232.600 euro e come vedete il contributo, in questo caso il contributo ottenibile era il contributo massimo previsto dal bando INAIL, ovvero 130.000 euro e abbiamo presentato per conto di questa azienda l'investimento giustificando nel documento di valutazione dei rischi l'attività manuale per cui si movimentavano le forme di formaggio. Detto diversamente, abbiamo appurato come risultava dal DVR, che è il documento ufficiale e il documento di riferimento per quanto riguarda la sicurezza di ciascuna azienda, che questa operazione veniva effettuata in maniera manuale, con naturalmente un serio rischio per la salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai danni a carico dell'apparato osteoarticolare, che ricordo per inciso sono in assoluto, in percentuale, i danni più frequenti legati appunto alla sicurezza sul lavoro. E abbiamo quindi appurato che questo tipo di investimento poteva andare a ridurre, se non a eliminare completamente, questa tipologia di rischio e quindi riducendo l'insorgenza di queste problematiche e di queste malattie a carico della salute dei lavoratori. Abbiamo avuto un intoppo in questa pratica, nel senso che la domanda è stata inizialmente respinta dall'istituto, dall'INAIL,
perché oltre che questo macchinario che l'azienda aveva in programma di acquistare, oltre che spostare queste forme, le sollevava e le metteva sugli scaffali. Abbiamo quindi prodotto un'integrazione, nella fattispecie un video, che mostrava all'INAIL come l'operatore manualmente, quindi allo stato dell'arte, alla situazione attuale, l'operatore manualmente prendeva queste forme, le spostava e le sollevava ponendole, riponendole lui stesso con gli scaffali. Quindi c'era il rischio era anche sicuramente maggiore, perché prevedeva, diciamo, da parte dell'operatore lo svolgimento di un movimento composito che determinava un grave affaticamento, soprattutto a carico della diciamo della povera schiena di questi operatori. Una volta ottenuta questa integrazione, l'INAIL ha concesso il contributo, e qui dal punto di vista della tempistica siamo naturalmente in quei quattro mesi che vi dicevo intercorrono tra l'invio del materiale cartaceo e il provvedimento di concessione, nei quali è abbastanza frequente che l'INAIL richieda appunto delle integrazioni a supporto dell'investimento, e quindi la pratica poi si è conclusa positivamente con la concessione del contributo di 130.000 euro su un investimento di 232.600 euro, con diciamo evidente e immaginabile soddisfazione da parte di questo cliente. Ecco Marco, se vuoi parlare tu dell'altro caso. Sì, va bene, parlo io un attimo di questo caso che riguarda un'azienda, una torneria in particolare, dove sostanzialmente l'acquisto non era il tipico torno o un macchinario, ma si parlava di una riduzione del rischio chimico per i lavoratori. L'investimento anche in questo caso era un investimento abbastanza alto, perché erano 250.000 euro quasi di importo sul progetto, con una richiesta di contributo per il massimale. Inizialmente il contributo è stato ottenuto, ma durante la fase, diciamo, di prova documentale, l'INAIL non ha erogato questo contributo, perché l'investimento non rientrava secondo loro in un tipo di riduzione idonea. Sostanzialmente l'INAIL va a bocciare la pratica. Noi come società ci siamo impegnati a andare a portare avanti delle osservazioni per il cliente, con l'uscita di un nostro tecnico che si è recato in azienda e ha sostanzialmente rilevato a macchinari spenti e dicendo quello che era lo stato dell'arte aziendale. Portando queste rilevazioni, l'INAIL ha sostanzialmente consentito all'erogazione di questo contributo, l'adozione dell'investimento per andare effettivamente a ridurre il rischio. Diciamo che questi due case history avevano un fine non tanto quello di far vedere l'importo erogato e la richiesta di contributo da parte del cliente, perché ormai il 65% di contributo sull'investimento è quello che si ottiene, è più che altro per andare a far vedere come nell'affidarsi a una società che sì, si occupa di finanza agevolata, ottenimento di contributi, compilazione dei bandi, pratiche via dicendo, essendo una società all'interno della quale ci occupiamo anche di sicurezza e salute sul lavoro, in quanto abbiamo proprio un'area aziendale dedicata a queste tematiche, possiamo mettere a disposizione in maniera trasversale quelle che sono le professionalità di più aree per andare a risolvere quelli che sono dei casi neanche poco frequenti, perché comunque ogni anno sul totale pratiche che vengono gestite, soprattutto quelle che presentano la necessità di fare analisi, di portare comunque delle relazioni, delle evidenze all'INAIL, avere un lavoro trasversale ci aiuta a mettere a disposizione dei nostri clienti una professionalità più completa che li possa aiutare a far fronte anche in questi casi senza doversi appoggiare a periti esterni e via dicendo. Diciamo che il focus un attimo di questi case history era questo.
Certo, mi sembra molto, molto importante questa tua precisazione. Bene, prima di passare alle risposte alle vostre domande, vorrei farvi vedere un video di pochissimi minuti che abbiamo deciso di realizzare grazie alla collaborazione di due aziende, nostre clienti appunto sul bando email, che hanno ottenuto il contributo per diversi tipi di investimento e che hanno voluto così raccontare in pochissimi minuti quella che è stata la loro esperienza con SAEF e con il bando INAIL. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le video news di SAEF. Io sono Davide Bonetti dell'Ufficio Studi e oggi, con la collaborazione di due nostre aziende clienti che vi hanno partecipato e che ringrazio per la disponibilità, vorrei parlarvi del bando Easy Email. Cercheremo di metterci dal punto di vista dei nostri clienti, chiedendogli di raccontarci in breve la loro esperienza con il bando e soprattutto con la gestione da parte di SAEF dell'iter che li ha condotti ad ottenere il contributo. Fino al 15 luglio prossimo venturo, le aziende che hanno in programma di effettuare investimenti migliorativi della sicurezza sul lavoro possono presentare domanda per un contributo a fondo perduto del valore massimo di 130.000 euro, che verrà assegnato tramite una procedura a sportello a click day. Il vantaggio principale di questo bando è rappresentato dal fatto che, qualora il contributo non venga concesso all'azienda, essa può decidere se procedere o meno con l'investimento. Ma cediamo la parola ai nostri clienti. Buongiorno, ci dica per favore il suo nome e per quale azienda lavora. Buongiorno, sono Silvana Maffi, lavoro per la Dealo Ingegner Guido SRL, sono socia. Buongiorno, sono Ilaria Toniolo, impiegata amministrativa presso la società SIF Toniolo SRL. A quale edizione o edizioni del bando Easy Email ha partecipato? Ho partecipato al bando dell'ISI del 2018. Abbiamo partecipato a due edizioni. La prima edizione era il bando INAIL 2013, la seconda volta che abbiamo partecipato è stato il bando INAIL Easy 2018. Descriva con tre parole cos'era per lei il bando INAIL prima di affidarsi ad un consulente specializzato come SAEF. È un bando molto interessante dal punto di vista della sicurezza, ma un bando difficile, complesso nella gestione burocratica. E quindi abbiamo pensato di rivolgerci a SAEF, che sono dei professionisti e del loro mestiere. Ora descriva in tre parole come si è trovato nella gestione della pratica durante il lungo iter previsto dal bando INAIL. I consulenti SAEF sono molto preparati professionalmente, ciò ha permesso che come azienda ci siamo trovati molto bene, molto seguiti. E soprattutto in ogni punto della pratica senza perdere tempo e soprattutto portando anche molta tranquillità. Qual è la sensazione che ha provato quando ha scoperto di aver ottenuto i contributi? È una grande emozione, una grande soddisfazione. È stato un bando preso molto bene, diciamo, quindi ci ha permesso di realizzare anche con il contributo del nostro investimento, quello che era il nostro desiderio di togliere la parte di amianto dal tetto del capannone, anche se era incapsulato ed in sicurezza e quindi non eravamo proprio obbligati, però ci faceva piacere dare una maggiore sicurezza e un valore al nostro immobile. È difficile da esprimere a parole. Grazie ai contributi ottenuti, l'azienda ha potuto realizzare un investimento permettendoci di lavorare con strumenti nuovi, oltre a migliorare la sicurezza dei nostri dipendenti. Inoltre ha anche permesso di concentrare le nostre risorse su altri investimenti non previsti. Quali sono stati i vantaggi di lavorare con SAEF? C'è stata una tranquillità, nel senso che dove magari non posso non capirci io, c'è SAEF dietro le spalle. E soprattutto anche la possibilità di avere un referente unico che ci ha seguiti durante tutto l'iter della pratica.
Lo rifarebbe e lo consiglierebbe ad altri? Se sì, perché? Avere dei professionisti che ti fanno capire quali potrebbero essere i vantaggi e supportarti, credo che sia una cosa molto importante, quindi lo rifarei, ma soprattutto lo suggerisco. Sì, l'abbiamo già consigliato, appunto noi siamo una prova che abbiamo partecipato più volte. E quindi grazie Saef. Benissimo, grazie, eccoci tornati in diretta. Ecco, volevo semplicemente sottolineare rispetto a questo video e chiaramente ad tanti altri casi di aziende con le quali ci troviamo a relazionarci su questo e altri bandi, che questo forse vale un po' di più per il bando INAIL, c'è sempre anche un aspetto, naturalmente stiamo parlando di aspetti tecnici degli investimenti, stiamo parlando di numeri, di percentuali, e questo è giustamente alla priorità. C'è anche spesso un aspetto emozionale proprio legato a questo bando, perché può ottenere questo contributo può significare naturalmente realizzare un progetto che da tanto tempo era nel cassetto, vista proprio l'entità del contributo, e quindi sicuramente c'è questo tipo di, oltre al freddo aspetto dei numeri, c'è anche questo tipo di aspetto emozionale che mi piaceva così sottolineare. E sono arrivate alcune domande che passerei direttamente delle quali passerei direttamente a vedere le risposte. Ecco, la prima riguarda ancora l'entità dell'investimento, ovvero ci avete chiesto se un investimento di inferiore ai 50.000 euro non è conveniente. È assolutamente conveniente, perché a fronte di un investimento di 50.000 euro il contributo eventualmente ottenibile è di 32.500 euro, quindi assolutamente di tutto rispetto. E il sondaggio che avevamo fatto a Scaglioni era per diciamo non complicare troppo le risposte e per dare dei parametri assolutamente indicativi, assolutamente di massima, però ci mancherebbe. Un contributo di oltre 30.000 euro su un investimento di 50.000 è decisamente molto interessante. L'altra domanda richiede una precisazione rispetto alla prima casistica, ovvero si può accedere al bando INAIL sia che si tratti di un proprietario di immobile con amianto, sia che si tratti di un locatario dell'immobile? Ecco, la risposta è un po' quella che abbiamo già dato prima, no Marco? Ovvero non importa se si è, sostanzialmente non importa se si è proprietari o titolari del diritto di godimento del bene, quello che conta, quello che rileva ai fini del bando INAIL è che sotto il tetto, diciamo così, all'unità produttiva si svolga l'attività dell'impresa del richiedente. Sì, quindi per il rischio per i lavoratori. Quindi i lavoratori, esatto, dell'azienda devono essere quelli che sono sottoposti poi a rischio, e quindi l'azienda dovrà richiedere il contributo se ai lavoratori nello stabile a svolgere l'attività lavorativa. Spesso questo è un caso che non abbiamo previsto, ma è venuto in mente parlandone ora. E capitano delle casistiche dove alcune aziende hanno degli immobili che non vengono sfruttati di frequente, ad esempio sono dei magazzini sempre di proprietà dell'azienda dove degli operatori non tutta la giornata ma in fase alterna della giornata o della settimana si recano per depositare materiale, ritirare materiale. Ecco, diciamo che comunque anche solo un lavoratore o pochi lavoratori che svolgono un'attività per delle tempistiche anche contenute sotto questi immobili sono soggetti a un rischio, e quindi anche quegli immobili possono essere interessati dalla richiesta di contributo. Questo perfetto. La riflessione che quindi... non è venuta. Sul tema, diciamo, proprietario dell'immobile o diciamo titolare dell'impresa possono anche coincidere, no. Nel qual caso saranno gli stessi a presentare la domanda, ma può anche darsi diciamo il caso inverso.
Poi vediamo perché stanno arrivando altre domande proprio in questi istanti. Allora, un'altra domanda: sono ammissibili gli investimenti fatti nel 2021 ma prima della presentazione della domanda? No, la risposta è assolutamente no, in base alla tempistica che abbiamo ricordato prima. Infatti questo... Vai Marco. No, diciamo che esatto, gli investimenti devono essere a preventivo fino al momento della richiesta, non possono essere spesati, nemmeno possono essere fatti gli ordini. Al limite, se si tratta di investimenti su macchinari e via dicendo, si possono valutare altri bandi, non il bando INAI, può essere Industria 4.0, può essere un eventuale FABER, possono essere altri eventuali bandi che prevedono il rimborso anche sugli investimenti già effettuati. Perfetto, questo ci permette di collegarci alla domanda successiva, che chiede chiede quali agevolazioni siano cumulabili con il bando INAIL e in particolare se la Sabatini sia cumulabile, per la quale tra parentesi le risorse sono attualmente esaurite ma prevediamo che a brevissimo verrà rifinanziata, se la Sabatini sia cumulabile con il bando INAIL. Per quanto riguarda la Sabatini la risposta è no, ovvero che sugli stessi investimenti non è prevista la cumulabilità con il bando INAIL. Per quanto riguarda invece ad esempio il credito d'imposta beni 4.0, esiste la possibilità di cumularlo con il bando INAIL sulla parte però di investimento non coperta dal contributo del bando INAIL. Quindi se ad esempio io ho un investimento del valore di 200.000 euro, che naturalmente è ammissibile a valere sul bando INAIL, può di conseguenza beneficiare del contributo massimo di 130.000 euro. Sul valore restante, non coperto dal contributo, se l'attrezzatura, il macchinario ne ha le caratteristiche, io posso andare ad applicare il credito d'imposta beni 4.0, andando a recuperare quindi un ulteriore valore pari al 50% della parte non coperta al contributo INAIL. Quindi in questo caso avrei per tradurlo in cifre, avrei i 130.000 euro del contributo a fondo perduto più i 35.000 euro del credito d'imposta beni 4.0. Quindi naturalmente avrei un vantaggio molto significativo. Esatto. Abbiamo ancora un paio di domande. Esatto, allora, sono ammissibili investimenti solo per sostituzione di impianti già esistenti, ad esempio aspirazioni, o è ammissibile anche un'installazione da nuovo? La risposta è che se si tratta di un impianto di aspirazione volto a ridurre, come è diciamo presumibile, il rischio chimico, non è necessario effettuare una sostituzione, ma andranno presentate, come già d'altra parte accennava Marco in precedenza, le opportune indagini ambientali che dimostrino la presenza di questo rischio e quindi la necessità di andarlo a ridurre. Abbiamo un altro paio di domande. Sì. Allora. Ecco qua. Siamo una società di ingegneria, possiamo chiedere il contributo per investimenti per l'acquisto di vestiario e macchinario inerenti le prove? Allora, il vestiario non è ammissibile nemmeno se si intendono dispositivi di protezione individuali. Il macchinario naturalmente dipende, andrebbe specificato meglio, ecco, macchinari inerenti le prove. Andrebbe specificato meglio tenendo sempre presente che comunque dobbiamo andare a ridurre, non deve essere un semplice investimento in un bene strumentale, ma deve soprattutto essere un investimento che va a ridurre un rischio. Ecco, e l'altra domanda ci riporta alla questione delle tempistiche e soprattutto al fatto che il bando INAIL funziona interamente a preventivo, ovvero quest'anno ci siamo certificati per la sicurezza con l'ISO 45001, possiamo richiedere il contributo. Dalla domanda mi pare di capire che avete già sostenuto le spese, quindi la risposta è purtroppo negativa.
Questo mi permette di dare un assist a Marco, nel senso che per il bando INAIL, ma per il 95% dei bandi che noi gestiamo, mi verrebbe da dire, è molto importante che voi ci comunichiate i vostri investimenti quando ne avete semplicemente un'idea, quindi prima di effettuarli, giusto Marco? Diciamo che per fare delle valutazioni, in quali è sempre meglio farle prima di aver effettuato l'investimento, è sempre utile avere un piano di investimenti su quell'anno, che poi può variare, perché la vita di un'azienda varia, possono esserci urgenze o meno, è soprattutto un momento frenetico quello che stiamo vivendo, perché molte aziende in questo momento sono alla rincorsa. Certo è che alcuni investimenti come facimento del tetto in amianto, sostituzione di macchinari molto datati, eccetera, molte aziende ce li hanno lì da anni e spesso non colgono l'opportunità nel momento corretto, rischiano di andare un po' lunghi. Riguardo questo, ricordo anche che siamo praticamente a luglio, perché dopodomani siamo già a luglio, abbiamo 14 giorni prima della chiusura del portale per presentare le fasi di prefattibilità, quindi inviterei chiunque abbia comunque qualsiasi investimento da valutare, sottoporre al bando INAIL o ad altri eventuali contributi, di non esitare, perché siamo comunque disponibili a fare un'analisi di quello che si può effettivamente fare su quegli investimenti e non lasciarsi scappare la possibilità quest'anno. Esatto, anche perché appunto, come dicevo, con l'eccezione di alcune misure generali, quali crediti d'imposta, con l'eccezione forse di qualche bando camerale, tutti i bandi funzionano a preventivo e quindi è molto importante, è fondamentale anzi, sapere in anticipo come muoversi e su quali bandi puntare. Sì, anche a livello consulenziale si è pronti poi sulle nuove pubblicazioni, perché sapendo a priori quello che un'azienda vuol fare, nel caso uscisse qualche nuovo bando, Regione Lombardia, in Camera di Commercio nazionali, si può essere anche più puntuali dal punto di vista consulenziale, fare una vera e propria consulenza e non dare una risposta a spot. Certo. Benissimo, visto che non ci sono altre domande, quindi io ringrazio innanzitutto il collega Marco Belloni per essere stato con noi e per le sue precisazioni e spunti di riflessione. Grazie Marco. A te, Davide, grazie. Perfetto, e non mi resta che ringraziare tutti voi per la partecipazione. Vi ricordo gentilmente alla fine di questa, tra pochissimi istanti, di compilare cortesemente il questionario di gradimento. Mi dicono che è arrivata un'ultimissima domanda, vediamo se... Ok, sì, allora sì, la domanda è... Allora, una è se anche le grandi imprese possono partecipare. La risposta è affermativa, nel senso che il bando INAIL non pone limiti dimensionali. Come dicevo però, come ci insegna la nostra esperienza, è più premiante essere una piccola impresa e diciamo è più facile proprio in sede di valutazione del punteggio minimo che l'investimento deve raggiungere, però in linea di principio non è vietato. E vediamo perché mi stanno trasmettendo un'ultima domanda. Ecco qua, sono un autoriparatore, ci viene chiesto, posso partecipare al bando per un'attrezzatura riguardante la messa in sicurezza degli autoveicoli elettrici? Allora, in linea di principio direi di sì, naturalmente, come abbiamo detto più volte, la filosofia di questi investimenti che sta alla base un po' di questo bando è quello di andare a ridurre un rischio presente in azienda, quindi bisognerebbe fare un'analisi un po' più approfondita di quello che è lo stato dell'arte attuale, cioè questa operazione attualmente, se viene svolta, come viene svolta ed eventualmente in che modo può mettere a rischio la sicurezza dei miei lavoratori, esaminare in maniera un po' più approfondita le caratteristiche di questo
investimento, e allora è possibile dare una risposta più circostanziata. Quindi, per concludere, tutti gli investimenti che possono potenzialmente ridurre un rischio sono ammissibili, ma con alcune con alcuni distinguo e con la necessità sicuramente di fare delle verifiche caso per caso. Benissimo, quindi vi ringrazio nuovamente, vi ricordo per cortesia di rispondere al nostro questionario di soddisfazione, dopo il quale potrete ricevere le slide, e vi invito a rimanere sintonizzati sui nostri canali per i prossimi appuntamenti con i nostri webinar di approfondimento. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.